Ebbene, Roger Federer ha battuto in finale Marin Cilic. Vince il suo ottavo titolo a Wimbledon e sul tennista vi ricordo che era mai riuscito in questa meravigliosa impresa. Un finale senza storia e anche una bruttina per colpa di un'evidente mesumazione del tennista croato a piede. Un punteggio finale di 6-3, 6-1, 6-4, 3-7 quindi in 1 ora e 32 minuti totali a favore proprio di Federer. Per lui si tratta, vi ricordo, del 19° titolo del Grande Slam, il secondo dell'intero anno dopo il trionfo degli Australian Open. Federer quindi non ha partecipato a Roland Garros puntando sull'erba londinese. Record dei record, Federer quindi chiude il torneo senza perdere un set ed è adesso il più anziano vincitore dell'intero torneo di Londra nell'era dei Open USA. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Se avessi fatto qualche sbaglio me ne scuso, chi vi parla non è un giornalista, pertanto escluso di me eventuali responsabilità di qualsiasi natura. Grazie.